Sono partito nel 1980 la prima volta. Faccio un po' di mesi di lavoro, dopo rientro. Sono passati 40 anni e sono ancora là. La prima volta gli fu 66, 67, 68, poi faceva tica tanto. E poi tornai a cattarmi la casa vecchia, casa buona conso. E dopo punte venire a pensare, guarda mi stabilito là, io no, io là, c'era qua. E che veniva io. E poi veniva se c'era una lì, mi fermava qua. Se non faceva indigna e partiva. Una volta partiva col treno, ci mettevano due giorni per arrivare in Svizzera. E io sono partito in treno e sono arrivato dopo due giorni, quindi era lunga, i treni erano pieni, non è come oggi che si viaggia in pullman. Un mio amico mi ha detto un giorno, era di Pasqua, e mi ha detto, vieni in Svizzera. No, io ci ho detto, massimo che vado fino a Soverato che c'è il mare, più lontano non vado più. E allora mi ha convinto, sono andato a casa, mi ho fatto una borsa e sono andato in Svizzera. Sono andato dal dottore di lavoro, ho detto, ci avete bisogno di qualche operaio? E dopo ho detto, va bene, lunedì comincio. E allora di quel lunedì sono passati 33 anni con la stessa firma. La Svizzera è vicino, cioè basta prendere un treno, il viaggio è faticoso, ovviamente, soprattutto a quei tempi in cui non c'era il treno ad alta velocità, però dopo una giornata di viaggio potevi tornare in Calabria. Vediamo se andiamo in Calabria, parecchie case di emigranti. Perché il primo investimento, ovviamente, è quello di costruirsi una casa e di avere finalmente il beniamato pezzo di terra. Le risorse che ottenevano le famiglie le mandavano qua, acquistavano dei suoli. Come vedete, Badalato Marina si è sviluppata proprio in virtù degli emigrati. Alcuni che sono rientrati definitivamente ci abitano, altri hanno fatto le proprie case, acquistato case perché vengono a trascorrere le vacanze. Tornano perché sono molto attaccati alle tradizioni, sono attaccati alla propria terra. Nella valigia la prima cosa sono tutti i pensieri che si porta uno della famiglia, però là dentro ogni tanto mettiamo anche qualcosa di buono come qualche salame, qualche forma di formaggio, qualche pane dei nostri per avere per quei 15 giorni la sensazione che ci troviamo ancora in Calabria. Molti emigranti calabresi hanno portato elementi importanti della Svizzera in Calabria, la loro socializzazione al lavoro industriale, la loro socializzazione a una società molto organizzata. Ci sono le tradizioni che non si abbandonano. Festeggiamo la Madonna della Pietra, questa festa viene fatta in Liechtenstein, a Shan. E collaboriamo tutti, specialmente gente di Chiaravalle che da 30-40 anni che sono là. Ho fatto fino che avevo oltre 20-21 anni qui a Bavolato e poi sono andato in Svizzera per un trentennio e adesso me ne ritorno di nuovo a Bavolato, sì. Penso che questo si può dire veramente che è stata una vita a metà.